Questo qua mi pare un ottimo, un'ottima zona per livellare. Questi sono cattivi, eh? Questo bisogna fare furbi e colpirlo dalla distanza, però. Abbastanza cazzuto. Ok. E già ha ricavato un sacco di granella. Ho trovato un qualcosa che non so cos'è. Mangio un pochino di polli. Money. Livello 3! Qua posso passare sull'acqua o no? Io sono arrivato da qua. Greetings! That spike hero of legend! Your mutt, I was walking through the grove when the plants came to life. As I was escaping, one of the scoundrels stopped. Don't worry! I'll reclaim your wallet from these. It's time for death. Okay. Greetings, intelligent. Yeah, thank good. I'm a researcher trying to gather data on the ancient Thongal, but the roads to these Thongalis are now. I have this instrument that can. But I need someone who can actually get to the. I'll take your rich. Ah, gift to the livello 3. Allora. 10% di melee. Il danno melee in più, ok. Questo aumenta il range del danno e questo aumenta il drop di monete del 10%. Facciamo il 10% di melee in più, ok. Oh, qua devo avere delle armi migliori. Ah, ci sono due set di danni. Ok, allora vediamo. Questo fa 100 di danni. Poi c'è questo che fa 150. Questo fa 200 però. Lo mettiamo qua. L'arma a distanza la teniamo sempre. 100 danno fisico. Vediamo un pochino però questo secondo set mettiamo. 150 e questo cosa sarebbe? Ah, un qualcosa di strano. Non ho capito cosa sia però. Tengo l'altro perché. Allora. Ok. Andiamo. Che mi hanno rallentato. Sono passati questi, eh. Justice ready, lol. Poi usiamo lo scudo anche ogni tanto, eh. Ok, ogni tanto lo scudo usiamolo. Come c'è? Questa? Le tombe. Mica gli spettri! LOL!
Però non gli faccio un cazzo perché... È inutile colpire gli spettri. No, non gli faccio niente. Deathspeg has many friends. Oh. Will I give you the second controller? Will allow another adventurer to join the game and defend. Ah, puoi giocare un'altra persona con me. Figo, in cooperativa. Se ci fosse qualcuno, Cristo. Sarebbe una figata. Oh, c'è la madre, c'è la regina degli insetti lì? Questa arma da tante mazzate, guardate lì, un pugno! Ah, cattiva però. Livello 4. Vediamo un pochino un altro kit. Vediamo un livello di armor. Ok, vediamo. Ah, armature. Questo sarebbe... Ah, aumenta un pochino. Ecco. Cambiamo l'armatura. Questi sono i guanti. Ok. Qua il bolt. Questi sono i shoulder. Ok. Ai ai ai, e questo chi è? Sì. Colpisci questi! Mistica? Spinning Attack! Sarebbe veramente un gioco da fare in cooperazione. Così. Magari uno col controller. Adesso proviamo. Alla fine proviamo. Ok. Qua mi riprendo un pochino di moneta. Quando rimane così con poche cure e non ci sono punti di respawn vicini, bisogna continuamente fare una toccata e fuga. Adesso non so perché sono respawnato qua. Non so neanche più dove mi trovo. Eccola qua, eccola la maghetta. The hair of the No, I'm me. Devi muovere, eh? Ci sono. If you Felix! Ah, siamo tornati qua. Ok, però adesso mi ha riportato. Mi ha riportato qua. Ah, qua mi indica, è questo. Dov'era lì la zona spocheggiante? Ah, ecco, Demoniac Camp. Eccolo qua.
E comunque ragazzi, avete visto questo gioco? Che a me sta veramente facendo impazzire. Impazzire nel senso di piacevolezza, no? Non che... comunque non è difficile, solo bisogna ingranare un po'. Allora, questo gioco è veramente da provare, ragazzi. È un gioco consigliatissimo che mi sta veramente pigliando un casino. C'è solo in inglese, ma non credo che ci siano tanti dialoghi complessi da comprendere. Mi sembra anche un inglese abbastanza facile da comprendere. E poi quindi fateci un occhiettino, non so se c'è più per XBLA, per PSN, comunque su Steam lo trovate facilmente, ok? Quindi da Death Spank vado a spaccare e ritorno a spaccare un po' di galline.